fin dalla tenera età, quando mi chiedevano cosa avrei voluto fare da grande, io rispondevo convintamente il sindaco del mio paese, e dopo qualche bel decennio devo dire che la risposta rimane sempre la stessa. È un Roberto Arrigoni Sterne che non ti aspetti, quello che, lasciandosi andare a ricordi di infanzia, si emoziona quando parla dell'attaccamento quasi viscerale alla sua terra, con Asiago come posto del cuore. Orgoglio e responsabilità per un ruolo, quello di sindaco, arrivato al culmine di un impegno amministrativo iniziato nel 1999 come consigliere di minoranza e che oggi potrebbe concretizzarsi in un terzo mandato, dato ormai quasi per certo. Sindaco, che anni sono stati quelli del decennio da primo cittadino al timone della sua Asiago? Il lavoro è stato certamente condizionato da due grandi accadimenti che hanno avuto un grande impatto economico e sociale: la tempesta Vaia durante il primo mandato e la pandemia nel secondo. Posso dire che ne stiamo uscendo solo ora. Non sono alibi, ma è giusto non dimenticare, perché parliamo di situazioni straordinariamente gravi. Abbiamo comunque fatto tantissimo e molto resta da fare, anche se in buona misura la strada è tracciata.